Solida solo. Bravo! Anche il grande cuore solidale della Polizia di Stato sta aiutando Mario, un bambino di 2 anni, nato a Padova con una malattia rarissima, la CHOPS. Pensate, ci sono solo 30 casi al mondo. La mamma Manuela ci racconta la storia di Mario. Ciao Leandro, ciao a tutti. Lui è Mario. A Mario è stata diagnosticata questa sindrome rarissima circa un paio di mesi fa. E anche se sin dai primi mesi di vita noi abbiamo visto che c'era qualcosa che non andava, in effetti nel giro di un anno e mezzo il bambino ha dovuto subire 2 interventi di cardiochirurgia per correggere una problematica cardiaca. Il bambino ha una sensibilità respiratoria molto marcata. Cosa significa? Significa che quando dorme comunque deve tenere l'ossigeno e quando si ammala soprattutto l'ossigeno deve utilizzarlo 24 ore al giorno. Deve fare continuamente fisioterapia e logopedia perché attualmente non cammina e non parla. E insomma, ci sono anche tanti altri aspetti che dobbiamo seguire perché purtroppo questa sindrome è abbastanza invasiva e comporta proprio un impatto nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni. Manuela, tu sei una ricercatrice universitaria, tuo marito Gianni lavora in Polizia Padova. È partita una grande raccolta fondi per Mario. Qual è il vostro obiettivo? Noi abbiamo lanciato questa campagna per raccogliere dei fondi da destinarsi ad un progetto di ricerca che attualmente non è nemmeno partito, cioè non c'è nessun programma appunto che attualmente stia funzionando per garantire delle cure a questi bambini e quindi noi vorremmo proprio destinare i fondi della raccolta alla ricerca di un farmaco che vada a curare e ad alleviare i sintomi che diciamo affliggono appunto i bambini e i ragazzi CHOPS. Grazie Manuela, un abbraccio anche al piccolo Mario che vedo così vivace. Buongiorno Mattino. Ciao, grazie, ciao a tutti.